Cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG. In apertura, le misure possibili in vista del periodo natalizio. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Italia potrebbe essere posizionata in zona rossa dal 24 dicembre fino al prossimo 7 di gennaio. Queste alcune misure ipotizzate dal ministro Speranza durante l'incontro con le regioni, specificando che dove è stata attuata la zona rossa nel mese di novembre c'è stato un concreto e rapido calo dei contagi, mentre invece le regioni che erano posizionate in zona gialla hanno sì previsto un abbassamento della curva del contagio, ma in un periodo di tempo più lungo. Anche il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha condiviso quella che è la linea di pensiero del ministro della Salute. È troppo pericoloso, ha detto Boccia, tenere aperti durante le festività natalizie, ma se da un lato sembra esserci coesione nell'esecutivo, dubbi principali arrivano invece dai presidenti delle regioni. Zaia, il presidente del Veneto, si è detto d'accordo a misure più restrittive nel periodo natalizio, ma dall'altra parte Toti, il governatore della Liguria, ha tuonato, ha detto perché sono tenuto ad imporre una zona rossa ai Liguri se l'RT è sotto lo 0,7%. In ogni caso, nelle prossime ore verrà presa una decisione sul punto. Casi Covid in Italia, ci sono 17.572 nuovi positivi fatti registrare nelle ultime 24 ore, secondo quanto diramato dalla Protezione Civile. Sono stati effettuati 201.040 tamponi per una percentuale di positività al test dell'8,7%, in discesa secondo le ultime rilevazioni. Si segnalano altri 680 morti che fanno superare quota 66.000 in Italia dall'inizio della pandemia. Si certificano inoltre 34.495 nuovi guariti. Importante il calo anche delle terapie intensive, ci sono meno 77 posti letto occupati, idem dicasi per quanto riguarda i reparti Covid ordinari, sono meno 445 le persone appunto che hanno lasciato il posto letto di degenza ordinaria. Ci spostiamo in Campania, che fa segnare 600 nuovi positivi Covid, secondo quanto indicato dall'unità di crisi della regione. I tamponi processati sono stati 14.757 per una percentuale tra positivi riscontrati a fronte dei tamponi elaborati che arriva al 6%, in discesa di oltre un punto e mezzo rispetto alla giornata precedente. Dal bollettino si leggono anche 2.904 guariti e 34 deceduti, di cui 10 nelle ultime 24 ore e 24 nei giorni precedenti, ma contabilizzati soltanto nella giornata di ieri. Per quanto riguarda invece il report di posti letto a disposizione della regione, sono occupati 124 posti su 656 di terapia intensiva, mentre invece per quanto concerne la degenza ordinaria, su 3.160 posti letto disponibili ne sono occupati 1.701. Capitolo vaccini, la conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano presentato dal commissario per l'emergenza straordinaria Covid, Domenico Arcuri, e partirà la vaccinazione nei primi giorni, alla fine, scusatemi, del periodo natalizio, il 27 dicembre, secondo quanto confermato anche da Ursula von der Leyen dell'Unione Europea. Verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi avanzate dalle regioni, perché è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario previsto. Si inizierà con le prime circa 2 milioni di dosi distribuite da Pfizer e inviate poi alle regioni. Dopo il D-Day indicato appunto per la vaccinazione, ci sarà una prima sessione che, secondo quanto previsto dall'esecutivo, fa riferimento alle categorie prioritarie, dunque operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, ospiti e personale delle RSA.
È questo l'ipotesi appunto del piano dei vaccini. Rispetto alle valutazioni che abbiamo fatto, ha detto Speranza, saremo pronti a partire anche con alcuni giorni di anticipo, ma è fondamentale essere pronti con i piani regionali. Gli fa eco il ministro degli affari regionali Boccia, che dice la campagna vaccinale sarà una sfida che vinceremo tutti insieme. Durante questa conferenza però va segnalato che la regione Campania ha espresso contrarietà al piano di attribuzione dei vaccini che, secondo appunto la Campania, non è commisurato a criteri oggettivi di fabbisogno. Secondo l'idea della regione governata dal presidente De Luca, nella prima fase bisognava tenere conto della popolazione delle singole regioni, misura che il governo ha deciso di non seguire. Ci spostiamo a Napoli perché nella giornata di ieri il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro non si è ripetuto. Nonostante un'intera giornata di preghiere, il sangue del santo patrono della città non si è sciolto e la teca è stata riposta nella cassaforte della Cappella del Tesoro, per la delusione dei fedeli che si erano radunati nella cattedrale di Napoli. L'ultima volta che si era verificato un episodio simile era il 2016. Restiamo a Napoli perché il prefetto Marco Valentini ha comunicato che ci sarà un incremento dei controlli durante il periodo natalizio per il rispetto delle ordinanze anti-Covid. La decisione rientra in quella che è una pianificazione approvata nella riunione del Comitato dello scorso 2 dicembre per quanto concerne i controlli nei porti, aeroporti, stazioni e autostrade su tutti i mezzi di trasporto pubblici e privati. Tra le varie decisioni c'è anche la sensibilizzazione dei sindaci dell'area metropolitana affinché venga valutata la disciplina del traffico pedonale in quelle che sono le aree di maggior affluenza e vengano assicurati adeguati controlli, grazie anche alle polizie locali. Nel prossimo fine settimana saranno impiegate circa a Napoli 1.300 unità di personale, con un incremento di 200. Si sta valutando, d'intesa con il Comune, la possibilità di disporre, con modalità e tempistiche comunque ancora in fase di definizione, per la giornata del 24 dicembre, la chiusura di esercizi commerciali come bar e ristoranti, anche per quanto riguarda l'asporto e il consumo all'esterno del locale, in quelle che sono aree del capoluogo caratterizzate da una conformazione morfologica che rende particolarmente difficile non solo il distanziamento interpersonale, quanto in particolare il transito dei mezzi di soccorso. Ci spostiamo a Caserta, bollettino ASL Covid, sono 202 i nuovi casi accertati dall'azienda sanitaria locale a fronte di 2.503 tamponi elaborati, per una percentuale che scende all'8%. I guariti sono 823, in aumento rispetto agli ultimi giorni, ma si segnalano anche 4 deceduti nell'ultima giornata, persone residenti a Curti, Sant'Angelo d'Alife, San Nicola la Strada e Mondragone. La città che ha fatto registrare il maggior numero di positivi è stata Caserta con 18, seguita da Santa Maria Capua Vetere con 9, Sessa Aurunca con 7 e San Prisco, insieme a Portico di Caserta e Santa Maria Vico, con 6. Restiamo in provincia perché a Castelvolturno i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 41enne senza fissa dimora e irregolare sul nostro territorio. L'uomo è ritenuto responsabile di tentato omicidio, resistenza e violenza pubblico ufficiale, violazione di sigilli, invasione di terreni ed edifici e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nella serata di ieri i militari dell'arma sono infatti intervenuti presso un'abitazione privata sottoposta a sequestro penale perché c'era l'invasione arbitraria proprio dello stesso soggetto, che aveva rimosso i sigilli e l'aveva occupata in modo abusivo. Nella circostanza, dopo essersi rifiutato di abbandonare l'abitazione, per eludere il controllo ha aggredito i carabinieri e durante la colluttazione ha tentato di colpirli con un'ascia. È stato comunque immobilizzato, arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A Caserta è stata avviata
l'installazione della nuova segnaletica turistica, un progetto che ha come finalità il miglioramento della fruibilità turistica della città a partire dai siti dell'UNESCO, grazie anche all'ausilio di nuove tecnologie. La segnaletica si presenta omogenea e parte dai principali beni monumentali come la Reggia, il Belvedere di San Leucio e Caserta Vecchia, fino ad arrivare a luoghi più nascosti ma comunque importanti e significativi da un punto di vista storico, artistico e monumentale, come la chiesa di San Rufo Martire a Piedimonte di Casolla e l'abbazia di San Pietro ad Montes. Non solo però segnali stradali, ma anche delle tabelle descrittive che accompagneranno il turista in veri e propri itinerari alla scoperta della città, che saranno comunque supportati anche da un'app chiamata Caserta Tour, con cui si potrà accedere ad una piattaforma multimediale che è dedicata, plurilingue ed accessibile grazie al QR code, con cui i visitatori potranno ottenere informazioni aggiuntive sui siti della città. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli ha perso la sfida di mercoledì sera contro l'Inter, sconfitta con la rete segnata dal belga Romelu Lukaku. Primo tempo avaro di emozioni, la partita è stata impostata in modo particolarmente delicato e sottile dai due tecnici. Gli azzurri hanno provato a fare la partita, ma nella prima frazione non sono riusciti a rendersi pericolosi. Il secondo tempo è cambiato completamente, i partenopei hanno sfiorato più volte il gol, trovandosi di fronte a una pronta risposta del portiere di casa Samir Handanovic. Dopo poco l'ora di gioco, al minuto 70 la svolta dell'incontro, il portiere azzurro Ospina atterrato Matteo Darmian per l'arbitro, che sarà protagonista per tutta la seconda parte di gioco, e calcio di rigore trasformato dal numero 9 nel finale, forcing inutile per gli azzurri che sfiorano la rete prima con Politano e poi con Petagna, che colpisce il palo. Ha creato più di qualche polemica l'espulsione di Lorenzo Insigne durante il calcio di rigore. Ne ha parlato in conferenza il tecnico Gennaro Gattuso, che ha detto non può essere espulso per un vaffa a seguito di un penalty dubbioso. Un direttore di gara come Massa non può essere permaloso in una situazione del genere, serve maggior tatto, non è possibile cacciare via il capitano di una squadra in questo modo in Inghilterra e in Scozia, dove ho giocato. Una situazione del genere non si sarebbe mai verificata. Rimane comunque, ha detto Gattuso, una grande prestazione, mi tengo stretta la reazione che hanno avuto i miei giocatori, meritavamo la vittoria, ma ha concluso il tecnico partenopeo, nel calcio vince chi segna di più. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. L'appuntamento con la nostra informazione ritorna ora nel pomeriggio con il Prima TG Flash delle ore 18. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.